Cerco di essere diretto, come sempre. Se sei un credente, una credente, troverai sempre altre domande da fare per smontare quello che ti hanno obbligato a credere a tua insaputa sin da piccola, sin da piccolo. Quello a cui credi non è detto che sia vero. Attraverso la pagina Indice Alfabetico trovi migliaia e migliaia di argomenti che possono aiutarti a capire, a conoscere altre realtà, prove tangibili che puoi ripetere per scoprire che non corrispondono alle teorie che spacciano per leggi. Il tuo vantaggio? Nessuno ti obbliga a seguire questo canale di YouTube, nessuno ti obbliga a pagare un canone, nessuno ti obbliga a cercare nuove vie. Puoi startene tranquillamente nel recinto che altri hanno stabilito al tuo posto e che tu hai accettato, perché sei stato indottrinato, sei stata indottrinata all'ubbidienza fin dai primi anni della scuola dell'obbligo, da una società diretta da una entità malefica in mano a dei delinquenti. Facciamo un esempio. Da diversi anni su questo canale si denuncia il fatto che gli aerei spruzzano agenti chimici nei cieli, senza alcun consenso da parte di chi vive sotto questi cieli. E da anni sotto i video che parlano di questo appare la scritta Teoria del complotto sulle scie chimiche. Ma sui libri delle prime classi della scuola obbligatoria insegnano che servono le scie chimiche per far piovere. Trovate anche il video Scie per far piovere sui libri di scuola. E mi fermo qui, ma per chi ama fare le proprie ricerche, a disposizione c'è la meravigliosa playlist Geoingegneria. Ricordo che è sempre disponibile il libro Il risveglio, in bianco e nero nel formato cartaceo e a colori, ma solo nel formato ebook. Se rompi le palle perché è su Amazon, puoi farmi una proposta investendo il tuo capitale, così avrai anche tu i tuoi introiti. Ma sappi che siccome io non posso permettermelo, ho messo a disposizione attraverso il sito www.tinelli.eu la possibilità di sfogliarlo online, gratuitamente. Cerca bene se non l'hai ancora trovato, perché non c'è solo la possibilità di donarmi un buon caffè. Oggi, oltre al mio benvenuto, desidero ricordare che nei film raccontano sempre un po' di verità, magari nascosta, ma c'è. Né La spada nella roccia del 1963, ovviamente della Disney, sapete bene che tutte le programmazioni sono partite da lì, dalla Disney. Ad esempio, sotto la voce su Indice Alfabetico trovate Marte, programmazione del viaggio su Marte, iniziato nel 1950. Siamo arrivati a 73 anni di illusioni. Quella di andare su Marte, quella di vivere su quel pianeta. Resta il fatto che anche nel film La spada nella roccia c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa che fa trapelare le notizie. Il gufo non è la realtà dell'illusione, è la saggezza che scaturisce dalla conoscenza intuitiva. Dalle scene che seguono si capisce che con l'istruzione obbligatoria si innesca l'indottrinamento, dove in realtà non si elimina la conoscenza del Medioevo, bensì si cancella la verità. E questo è iniziato nel 1500 circa, degli anni che ci dicono. Mi spiace, ragazzo. Mi spiace di aver rovinato tutto. So che quel viaggio a Londra significava molto per te. Oh, non è colpa tua. Non avrei dovuto rispondere male. Adesso sono proprio sistemato. Oh no, sei in una magnifica posizione. Non puoi scendere più in basso di così, puoi soltanto salire. Vorrei sapere come. Usa il cervello e istruisciti, figliola. Che mi servirebbe? Prima impara, poi chissà. Sei disposto a provare? Beh, che cosa ho da perdere? Così mi piaci, cominceremo domani. Ti faremo vedere noi, non è vero, figliolo? Come no. Dunque, per prima cosa, dobbiamo toglierti dalla testa tutte queste idee medioevali. Aprire la strada a nuove idee, alla conoscenza delle favolose scoperte dell'uomo nei secoli a venire. Questo sarebbe un grande vantaggio per te. Ah, bel vantaggio! Cioè, il ragazzo va dicendo che la terra è tonda, lo prenderanno per matto! La terra è tonda? Sì, proprio così.
E inoltre gira intorno. Vuol dire che sarà tonda un giorno? No, 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 è già tonda. L'uomo lo scoprirà solo fra qualche secolo. E scoprirà anche che la Terra non è che un puntolino nell'universo. Universo? Ah, stai soltanto confondendogli le idee. Prima che tu abbia finito sarà così confuso che camminerà a testa giù. L'uomo ha sempre imparato dal passato. Non si può studiare la storia alla rovescia. È già abbastanza confusa così com'è. Hai ragione. Di tutte le idiozie che ho sentito, Honolulu arrivo! Dove è andato? A Honolulu, suppongo. E dove sarebbe? Oh, in un'isola lontana, in un posto che non è stato ancora scoperto. Ma tornerà mai indietro? Chi lo sa? Chi ne sa niente? Nella prima versione italiana del film, Merlino non va ad Honolulu, ma alle Bermuda, come nell'originale. Ascoltate. Blow me to Bermuda! Where did he go? To Bermuda, I suppose. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. Osservate questo video del lancio del razzo che trovate attraverso indice alfabetico sotto la voce Loren, pollice nel vuoto, arco del lancio di razzo, e osservate la traiettoria. Anziché muoversi in linea retta, il razzo segue la traiettoria curva. Non è un errore, vedete le stesse identiche cose in tutti i lanci di tutti i razzi. E non sta assolutamente seguendo la curvatura della Terra che vedete sotto. Però i bambini che non hanno il cervello inquinato dall'indottrinamento vedono le cose come stanno. Altro che curvatura, il razzo sta cadendo. I bimbi hanno ancora la conoscenza intuitiva. E tutto questo non ha alcun senso. I razzi dovrebbero andare nello spazio, giusto? Allora avrebbe molto più senso se andassero in linea retta anziché seguire un percorso a parabola. Dovrebbero arrivare nello spazio molto più rapidamente in quel modo. Ma la ragione è che gli pseudoscienziati dei razzi ci fanno credere che sono più intelligenti di noi. Se chiediamo perché, ci raccontano che per andare in orbita attorno alla Terra devono usare meno combustibile possibile. No, no, un momento, che scusa è questa? Devono orbitare tutta la Terra prima di andare nello spazio? Tutti sappiamo che il modo più veloce per andare dal punto A al punto B è una linea retta. È come un aereo che prima di spiccare il volo per andare alla sua destinazione fa alcuni giri attorno all'aeroporto, o prima di andare verso l'autostrada per andare al lavoro fa alcuni giri attorno all'isolato. Dai, gente, è ridicolo sentire che devono usare meno combustibile possibile. Ma la cosa più stupida è che i credenti del globo fanno i video e li postano su YouTube per spiegare che questo è il motivo per cui i razzi curvano dopo il lancio, sapendo molto bene che non hanno mai visto alcun razzo di persona, bensì vanno su Google e cercano lì le informazioni delle menzogne che vengono passate dalle agenzie spaziali. Tutto quello che devono fare è fare Hollywood, fare foto, storie, ipnotizzare, mettersi in contatto fin dall'infanzia con i bimbi, i quali vogliono diventare astronauti. Sì, lo voglio! Sì, io voglio diventare astronauta!
Sta dicendo che si tratta di una struttura di media? Sì, una divertente struttura di media. E quindi dicono che hanno inviato i razzi ma non sono mai andati da nessuna parte. Certo, se si analizza bene la traiettoria non sono mai andati diritti. Ok. Sapete che tutti i razzi vengono lanciati da Cape Canaveral in Florida? Cosa c'è vicino alla Florida? L'oceano. Sapete cosa c'è nell'oceano vicino alla Florida? Il triangolo delle Bermuda. Trovate un altro video attraverso l'indice alfabetico. Bermuda, triangolo delle. Perché non lanciano i razzi dal Texas, dal Colorado o dal Kentucky? Perché non c'è alcun oceano vicino dove farli cadere. È per questo che li lanciano da Cape Canaveral, così vanno a finire nel triangolo delle Bermuda, dove nessuno può vedere, pertanto nessuno può sapere, perché là non va nessuno. Ovviamente per lo shuttle è diverso, è molto più semplice per come fanno a lanciarli, perché forse non ci avete mai fatto caso, ma i booster ausiliari finiscono nell'oceano del triangolo delle Bermuda. A proposito, lo shuttle non è una navicella spaziale, ma un aereo. Vi hanno preso in giro facendovi credere sia così. Osservate quando torna a terra, è perfettamente identico ad un aereo. Gustatevi il video Shuttle. Credete veramente di farlo atterrare come un aliante? Lo shuttle atterra sulla pista di atterraggio, osservate i carrelli, vedete le ante di quel carrello? Volete farci credere che queste rimangono perfettamente sigillate nel vuoto dello spazio per non far esplodere gli pneumatici? Dai gente, e la vernice? Semplicemente è perfettamente candida, bianca, con nessun marchio, nessuna striatura di bruciature del presunto rientro nell'atmosfera della Terra. È tempo di svegliarvi. Blow me to Bermuda! Where did he go? To Bermuda, I suppose. Where's that? Oh, an island way off somewhere that hasn't been discovered yet. Ah, bel vantaggio! Se il ragazzo va dicendo che la Terra è tonda, lo prenderanno per matto! Ah, stai soltanto confondendogli le idee. Prima che tu abbia finito, sarà così confuso che camminerà a testa in giù. L'uomo ha sempre imparato dal passato. Non si può studiare la storia alla rovescia. Come vedete, il gufo è saggio. Cerca di insegnare al ragazzo la verità. Il mago è il male e racconta menzogne. Infatti dice Bermuda arrivo, non Honolulu arrivo. E curva esattamente come un razzo. E sapete perché lo fanno? Perché non c'è alcuno spazio, ma il firmamento. Non hanno alcun posto dove andare, è solo uno spettacolo pirotecnico per ingannarvi e farvi credere a tutta questa farsa come altre che avete appreso negli ultimi 3 anni. Avete capito di cosa stiamo parlando, vero? Tutta questa farsa l'avete vista solo alla televisione, solo nei film, non nello spazio, né nella vita reale con i vostri occhi. Sveglia, gente, smettete di credere a queste fandonie. Nello spazio hanno inviato solo la vostra immaginazione. Questi razzi vanno a finire diritti nel triangolo delle Bermuda. Per questo hanno creato tutta questa farsa di farvi credere ai misteri in voga, specialmente in questi giorni, Gli UFO, prossima mossa del piano malefico in atto per l'ulteriore credo. Questo articolo è apparso per la prima volta su Marit Times nel 2019, volume 32. Durante i primi anni 60, ricordate che la spada nella roccia è del 1963, un caso? Le Bermuda hanno svolto un ruolo cruciale nei programmi lunari degli Stati Uniti e in altre missioni di volo spaziale coordinati dalla National Aeronautics and Space Administration, NASA. La NASA è stata fondata nel 1958 dal governo degli Stati Uniti come risposta diretta al lancio del primo satellite in orbita attorno alla Terra da parte dell'Unione Sovietica. Ciò ha dato inizio alla corsa allo spazio tra i due rivali della Guerra Fredda per la supremazia nello spazio. Isola di Cooper fa parte della catena che compone le Bermuda. Si trova nel nord-est del territorio. L'isola è stata utilizzata da molte agenzie governative degli Stati Uniti, essendo stata di proprietà dell'esercito americano, dell'aeronautica americana e della marina americana dal 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, al 1995. Ospita anche una stazione di tracciamento spaziale della NASA, recentemente rinnovato nel 2018. Ma vediamo quanto è stretta la relazione fra la NASA e Bermuda. As an integral part of the National Aeronautics and Space Administration's manned space flight network, the Bermuda Station played a vital role in the United States Apollo Luna program and other flight missions. The Cooper's Island Station was located on the southeastern tip of Bermuda, 600 miles in the Atlantic from the U.S. East Coast.
Radar dishes and helical antennae were used to track anything from spacecraft to sparrows. Because of its location in relation to Cape Kennedy, Florida, the Bermuda station had a dual-purpose role for the manned space flight network. At the time of the launch, the primary mission of the station was to provide trajectory data to the computing facilities at the Goddard Space Flight Center. Computations based on data obtained during the final portion of powered flight were used to confirm the orbital go-no-go decision. Bermuda normally acquired the spacecraft at approximately 3 minutes after launch. Bermuda also played a role in shuttle launches. On the right-hand side, Dragon SpaceX trajectory nominal. You can hear the call out. Trajectory is nominal. Nominal trajectory. And we've heard call out Bermuda. That means Bermuda ground station has the signals from the second stage of the Dragon and Falcon 9. Quindi abbiamo appena appreso che le Bermuda e la NASA sono affiliati dai primi anni 60, ovvero da quando hanno iniziato a lanciare i razzi, perché l'avevano pianificato fin dall'inizio. Vedete il triangolo delle Bermuda e l'isola Bermuda? A 600 miglia di distanza, 965 km, c'è Cape Canaveral, nella Florida, da dove fanno tutti i lanci per lo spazio verso il triangolo delle Bermuda. È chiaro il concetto adesso? Potete ammirare tutti i lanci che volete in Florida, ma non potrete mai vedere cosa succede a 965 km di distanza, dove sia i razzi che shuttle curvano fuori dalla nostra vista. La NASA ci ha imbrogliati con questo inganno dal 1960, gente, è tempo di aprire gli occhi, ve lo hanno mostrato nei loro programmi. La verità la mostrano attraverso gli spettacoli.